Bene, parliamo di risparmio batteria. La prima volta che lancerete la mia app, dovrete rimuovere assolutamente le procedure di risparmio batteria, che agiscono sulla mia app e dovrete attivare l'avvio automatico e l'esecuzione in background, tutte feature che servono per assicurarsi che la mia app possa funzionare regolarmente 24 ore su 24 ed essere reattiva e avvisarvi in tempo reale delle notifiche che vi riguardano. Allora, cominciamo con il risparmio batteria. Quello è facilmente, per fortuna, identificabile. Infatti, vi sto dicendo che c'è risparmio batteria attivo su questa mia app. Per quanto riguarda invece avvio automatico e esecuzione in background, dovete trovarvi da soli perché purtroppo ogni modello si è fatto un po' i cavoli suoi. Allora, cosa dobbiamo fare? Beh, tanto possiamo cliccare innanzitutto sull'area rosa, essere mandati sulla mini guida e vi fornisco due metodi perché chiaramente anche in questo caso ogni modello si è seguito le sue procedure e di conseguenza non tutte le opzioni si trovano al suo posto e non tutte sono attive. Ecco, per esempio in questo caso nell'OPPO74 vi vengono mostrate i processi che non hanno risparmio batteria perché lo scopo è quello di farvelo mettere in realtà, e quindi in questo mio caso questa opzione è assolutamente inutile perché non vi permette di trovare la mia app sulla quale c'è già risparmio batteria attivo. Allora potete usare la seconda, andare in quella più generale, cercare utilizzo batteria e da qui vedete potete dare tutti i permessi di primo piano, quindi esecuzione in background, consenti attività sullo sfondo, esecuzione in background, ecco così, e consenti l'avvio automatico. Ok, con queste tre abbiamo fatto tutto. Infatti, come vedete, adesso non abbiamo più segnalazioni. Ripeto, la segnalazione è solo relativa al risparmio batteria, di conseguenza, per quanto riguarda avvio automatico e esecuzione in background, dovete trovarveli da soli. Ecco, per questo modello abbiamo fatto tutto. Vedremo un altro modello nel video successivo.